Mario Busidone avrà il suo loculo come personalità illustre nel camposanto di quella Nocera inferiore che in vita amò così tanto da sceglierla come terra d'adozione fino alla fine dei suoi giorni. È una vittoria della passione di Ferdinando Padovano, di Lello Benevento, che si occuperà della lapide dopo aver squarciato il velo dell'oblio. Io so che i poveri resti mortali di quest'uomo che ha legato la sua vita alla città di Nocera sono custoditi nell'ossario comunale. Del comparto lavori pubblici dell'ente, di Mimma Lamberti in modo particolare. Una degna sepoltura dunque per Busidone, che nel DNA portava impressa la nostalgia dei luoghi di nascita, essendo un istriano che scontò come tanti, come troppi, la follia della pulizia etnica avviata in Istria e Dalmazia dai partigiani titini, sopravvivendo lui, a differenza di tanti altri. Il centro mediano era approdato alla Nocerina nel 45 e fu uno degli artefici della promozione dei molossi in B nel 47. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ed essere emigrato in Australia, aveva deciso di tornare tra i nocerini che lo avevano amato e coccolato. Busidon, il cui cognome italianizzato è Busidone appunto, morì nel 2002, senza familiari che potessero tenerne vivo il ricordo. Poi Lello Benevento e Massimo Amato hanno acceso i riflettori su una storia d'amore che merita qualcosa in più dell'oblio. L'entusiasta padovano ha raccolto il sollecito e ha dato fuoco alle polveri, sia tra gli amministratori che in seno alle tifoserie.